Tipo che fanno nuovo video. Sembro pelata, ma non lo sono per quella coda. C'ho la codina. Sì, sono tutte baccuccate perché sto per uscire di casa, quindi ho detto faccio un video. Si spera veloce. Allora, ho voluto fare questo video perché ho fatto un video su lo speciale 140 iscritti. Sono mezza truccata sia la. Ah, ecco, così mi ricordo. Il resto che ho qua. Che vedete, dai, i miei denti fantastici, sono molto belli, che appunto non macchia né niente. E quello che dicevo nell'altro video, che è questo qua, quello color rosso vino, che ha l'effetto matte, per l'appunto. Se no, se mi truccata, non si capisce un cazzo, sono truccata la veloce per uscire, per detto, devo far vedere il rossetto, però ho detto, ho messo il rossetto, mettevo, non posso mettere un po' d'ombretto, il mascara, però poi tutta la parte della faccia non me la faccio mai. Quindi, questo video, in teoria appunto, è dedicato al fatto che molte ragazze mi chiedono come mai so a volte nei videolog ti vedo truccata o a volte non ti trucchi seriamente, oppure non ti piace truccarti. Cioè, non è che non mi piace truccarmi, dipende dal tipo di tempo che ho. Cioè, ad esempio, adesso, posso per me mi sarei messa solo il rossetto, come mi sarei resa conto che solo con il rossetto sembravo scema. Adesso dalla videocamera sembra che sono un fantasma. Non è così. Nel senso, io non uso fondotinta, non uso troppe basi per la faccia perché mi dà fastidio l'effetto maschera. Quindi uso al massimo la cipria o un blush, se me lo regalano. Finisco comunque le ciprie compatte e il correttore, ovviamente, perché adesso non l'ho messo, ho messo solo un po' di ciprie così tanto per. E basta perché il correttore l'ho quasi finito, quindi dovrei prima andare a schiarlo, poi stenderlo, un macello, insomma. E uso spesso l'eyeliner, l'eyeliner devo avere pazienza, essendo che il bagno di là è il bagno. E la porta all'altro, vedete che ho dei capelli di merda perché ho un problema con la caldaia. Sì, anch'io, sì, come molte altre persone, non si accende la caldaia. Quindi non posso lavarmi i capelli, finché non aggiusto la caldaia. Non è che rimarrò con i capelli sporchi per sempre. Tanto devo provare anche ancora le famose maschere che poi ci riuscirò. Magari è buona occasione per provarle. Comunque la risposta è sì, io mi trucco. Quando c'è l'occasione mi trucco. Per di più, che trucchi usi se li usi? Faccio vedere quelli principali che uso, ovvero quello che ho addosso che ho messo un po' alla cazzo di cane e questo qua. Mascara, non so se lo vedete. Si vede veramente male, lo so. È della L'Oreal, è praticamente quello lì che lo chiamavano Miss Manga, solo che ho cancellato, non siete più niente, però io lo trovo, mi piace molto, infatti lo uso perché ha il pendellino così, io ovviamente per mettere lo ruoto così, così la fa sia di effetto boom, sia effetto riempiente, comunque io di sopracciglia mia, se vedete comunque non sono proprio malmessa, dai. Sono fatto qua, l'ho fatto la veloce, con uno specchietto piccolo così, eh. Non è che non so truccarmi. E questo qua è quello che uso solitamente, costa un po', l'ho preso scontato insieme anche alla pochette di Miss Manga. L'ho pagato 10 euro all'incirca perché c'era un'offerta. Poi quello che uso anche di più è appunto l'eyeliner, che invece è della Maybelline New York, che si chiama Master Graphic. Spero lo vediate, vi prego. Sì. Che se vedete, ma. Speriamo che si apra nella giusta maniera, altrimenti mi fanno. No, si apre col cappuccetto. Aspettate. Dai, non mi fai incazzare. Vabbè. Non si nota comunque contro luce, che ha una punta molto spessa. Se riuscite a togliere il tappo. Sarebbe anche meglio. Non so perché ultimamente fa questo giochino strano. Perché? Perfetto. Che se non mi macchio per quello non è rimasto manco il rossetto e non è rimasto manco il nero, mi sono salvata. Questa qua è la punta, è una specie di pennarello, io lo uso ovviamente prendendo questa parte qua e poi vado a farci così e boh, adesso ovviamente non l'ho messo perché semplicemente fuori prima diluviava, questo non è waterproof, mentre invece il mascara sì, quindi ho evitato di mettermi l'eyeliner proprio perché sono messa finendo, non c'è un liquido dentro, sono messa finendo proprio perché posso grattarmi gli occhi. Così, e non mi dà nessun problema perché la mascara non se ne va via e mi fa gli occhi a scuola, io anche perché porto gli occhiali. E questo è l'eyeliner che uso normalmente. Poi ho
Vari tipi di rossetti che vanno dal questo rossetto classico marrone dell'Avon, che ha la cosa bella che si apre qua, così c'è il lucidalabbra, che lo uso ogni tanto, un effetto nude più che altro, perché anche se marrone. Questo lascio perché uso, che vediamo se è come, che dell'Essence, non è così chiara, c'è dentro la spugnetta, è questo colore qua. Tipo un rosa molto pallido, perché sono comunque bianca, non sono molto chiara, poi non mi piace essere troppo scura, non volevo fare l'effetto orto botanico. Questo qua invece è il blush, che è sempre di Essence, che si chiama Rocky Out Multicolor Blush, che è strano, era un'edizione limitata, l'ho preso perché ha tre colori mischiati insieme, che sono molto belli, che sono appunto rosa, fucsia e viola. Io uso più che altro rosa fucsia, siete insieme, poi li metto qua. Che so, magari sembrerò ID, ma non l'ho messo bene la luce. È stato strano. Ma una cosa particolare che ho comprato invece in estate, che adesso non sto usando, è questa specie di, che si può usare sia come eyeliner, sia come rossetto, o lucidalabbra, che è questo, diciamo, lucidalabbra barra eyeliner. Si chiama Duo Eyeliner Shadow Dove. E l'ho preso da Gabriele Cosmetici, ho preso una profumeria piccolina, che l'ho pagato anche con questi 5 euro, che non è che l'ho pagato pochissimo, però. Ed è proprio blu blu, cioè un blu blu, che si usa sia come eyeliner, che è sfumato, molto bello, lo uso sfumato con gli ombretti, oppure proprio come rossetto, però ahimè non è che duri chissà quanto, però l'effetto è molto bello, carino. D'estate si usava molto. Mi è piaciuto. Adesso il mio amico pennello. Che questo qua sempre l'ho preso forse da Essence, che mi piaceva. Poi ho correttore che sta finendo della Essence, che il colore è appunto True Nude, che è il numero 4. Non so se lo leggete. Mettiamo fuoco. Adesso mi metto a fuoco. Sto cercando di ingarrare anche la telecamera. Vabbè, fidatemi sulla mia parola. Però purtroppo è al limite del disumano, quindi visto che poi avrò un compleanno, me lo conservo con cura. Questo qua non è che costi caro, però il problema è che, essendo che devo comprarmi anche altre cose, mi limita di consumare la roba. Questo è un altro rossetto che uso un color corallo rosato. Questo è carino, solo che lo uso poche volte perché ci uso estivo, secondo me. Ho un po' di rosso qua. Questa qua l'ho pesata poco. E anche questo qua dell'Essence, che si chiama Acacia Pencil, che è nera. E sono di corsa, matita nera, posso che l'eyeliner, a volte me la porto in giro, me la passo, non mi ricordo se waterproof, perché l'ho indecisa, no, se di no, non è normale, non è waterproof, perché c'è anche la versione waterproof o la versione brillantinata di questa, e l'ho pagata tipo 2 euro, però la sconsiglio per l'interno, perché almeno io mi fa un pochettino allergia a volte, invece se la metto sopra, magari con un ombretto, no. Problema non c'è. Questo qua è l'ombretto che uso di più in assoluto perché mi dà lu luce. Infatti volevo metterlo adesso, è così, era finito. E questo qua, che è un effetto metallico brillantinato, che però va sfumato con altri ombretti, se no sembra che andate in discoteca. Ecco perché forse non me lo sono messo, perché è molto brillantinato, cioè. Vi faccio vedere tipo l'effetto che fa sulla mia mano. Ho un effetto che non si vede un cazzo, molto bene. Cioè, vediamo se mi dico che si vede, ecco. È molto metallizzato. La telecamera non riesco a mettere. Così si vede. Comunque, la mia mano si vede di meno. Ora mi pulirò sull'immenso. Mi vado in giro con i brillantini sulla mano. Dai, sono più bella. Tanto comunque sono brillantini. Cioè, l'effetto se li sfumate sono solo brillantini. Quindi poi, altra cosa. È questo qua. Che questo qua l'ho preso Bottega Verde, è un altro mini eyeliner, piccolino, portatile, però non lo uso quasi mai. La scorta, perché lo trovo che è piccolina. Non so come ce me l'hanno regalato, non ho idea di quanto venga, ma non lo uso mai in quanto mi bruciano gli occhi, non è waterproof. Però ce l'ho. Poi ho un accendino, non sapevo truccarsi. Questo invece è anche questo dell'Avon, forse dell'epoca in cui facevo gli ordini Avon, molto appiccicoso. E questo qua invece è brillantinato, sembra di un colore. Che colore sai tu? 189 si chiama, vabbè.
Comunque è un rosa molto acceso, tipo pesca. Un rosa, cioè, molto molto acceso. Questo è carino perché è brillantina, anche se è tutto appiccicatissimo, non so perché. E poi abbiamo un matitone blu che va temperato per gli occhi, ovviamente. È un blu molto blu blu, che è della Shaka, che si può trovare da OVS e non costa molto caro. Poi ne ho un altro invece per le labbra Smedi Shaka, che ovviamente se è tutto consumato plenamente è il colore questo qua che vedete qua, che appunto è simile a questo qua, un po' più scuro forse, che quando vado a sfumarlo comunque con i vari rossetti che ho su toni del rosa, ma non sono tutti rosa, sono più che altro rosa scuri che tendono al viola. Li vado a sfumare con quelli, poi c'è un cotton fioc blu, non si sa perché. Ah, questa qua è una cosa molto carina, quella sta nel pirottino, che ho fregato a mistura, sono dei brillantini che adesso si vedono qua, che sono tutti solidi, ma se li spargete tipo sul corpo, l'ultimo dell'anno se non li perdo, se li spargete qua sul coso diventano miliardi, perché sono una pallina, li fa diventare, cioè li spargete ovunque. Poi, andiamo a scavare le meandre del mio, sto scavando da questo beauty qua, quello, non è questo... Questo poi dopo prendo. Ne ho un altro. Questo invece senza glossy. Che anche questo qua. Vedi, vedete, sono tutti più o meno sul fucsia, tranne questo qua che è proprio mischiato al rosso. Avevo anche quello rosso, ma è morto. Ve lo dico già, è morto. Poverino. Perché si rovina tutto. E questo qua è un altro che mi hanno regalato insieme a. Perché mi volevano bene, insieme a quello lì che fa. Quello lì metallizzato, che questo qua c'è quello rosa, anche questo qua è glitterato, però lo uso raramente perché non mi piace molto. Mi piace, però beh, lo uso magari sfumandolo con qualche altro colore. Poi ho anche altri ombretti, però li prego a mia sorella, tecnicamente non sono miei. Quindi, tanto mia sorella non vedrà mai questo video. Poi ho dei campioncini vari che tengo, che... Io ripeto, non uso fondotinta, quindi sono...